Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Shuikoden 3. La volta scorsa ci eravamo lasciati con l'arrivo di Chris all'interno del villaggio delle due sciamane, dove abbiamo incontrato Yuber, che a quanto pare anche riconosciuto dagli altri personaggi, sembra non essere umano. Sembra essere una sorta di mostro incredibile, pazzesco. E ovviamente la sua forza ce l'ha dimostrato, ce l'ha fatto vedere. Continuiamo la storia. Quindi ho salvato la locanda. Non sono andato in giro troppo. Ho semplicemente migliorato un po' i personaggi. Ho migliorato un po' le skill per quanto riguarda i miei personaggi qui. Appunto dall'insegnante, dal teacher. E delle abilità, però per il resto poi non ho esplorato nessun posto. Infatti sono molto curioso di vedere se magari ci sono altri personaggi magari infilati da qualche parte. Tu non mi sembri un personaggio, ok. Rune, devo ammettere che il comparto rune in realtà finalmente abbiamo la runa fuoco. Proprio le rune erano quelle che erano, diciamo, quelle un po' più carenti. Se devo essere onesto, per quanto riguarda il comparto rune, su questo Shuikoden ne ho viste poche che effettivamente potessero essere utili e quindi è un po' particolare la cosa. Allora, noi sicuramente dobbiamo andare qua, forse. Vediamo. No. Ah sì, accetta. Ah no, mi sa che dobbiamo andare ancora avanti. Qua cosa c'era? La locanda? Sì, ma già ci siamo stati, quindi... Sì, andiamo di qua. Cosa c'è da questa parte? Ah, ecco. Una sorta di altare. Qui è dove stavano facendo il rituale, appunto. E allora, scusate tanto, dov'è che dovrei andare per triggerare gli eventi? Alla locanda? Ma la locanda ci sono stato. Forse devo andare più avanti. Oddio, completamente buggata, signora. No, non devo andare neanche alla locanda, quindi sicuramente devo andare da qualche altra parte, ma effettivamente non so dove. Quindi va bene, andiamo a vedere. Ok, eccoci qui, dovevamo andare a casa, giustamente. Qui è dove la nostra zia vive. Yuri dovrebbe attenderci, cioè dovrebbe attenderci qua. Mi stavo chiedendo, non ho visto un singolo uomo in questo villaggio. Perché questa cosa? Sono tutti morti in battaglia? Questo è il villaggio di Alma Kinan. Il clan degli sciamani delle Grassland vive qui. E sono soltanto donne. Siamo tutte donne. Quindi questo è un clan di sole donne? Abbastanza particolare, oserei dire. Lo pensi? Questo è come abbiamo vissuto per tanto tempo. Mi piacerebbe sapere il perché. Meglio non saperlo. Io sarò dentro. Venite non appena avete finito tutto il giro. Perché diavolo siamo qui? Va bene, io già il tour comunque l'ho fatto, quindi possiamo tranquillamente avanzare. Non ho visto altri personaggi qui, quindi... Per favore, entrate. Fate come se foste a casa vostra. Dopotutto, voi siete i nostri ospiti. Avremo modo di potervi intrattenere, diciamo, qui. Riesco a vederlo. Il villaggio sembra come se stesse respingendo il mondo esterno. Sei abbastanza spigliata.
Cioè, nel senso, sei abbastanza, anzi, no, spigliata, cioè, sei abbastanza, diciamo, diretta nel modo di parlare. Mi dispiace, sono abituato a dire quello che mi passa per la testa. Non hai, diciamo, non hai totalmente sbagliato. Noi siamo molto, diciamo, dedite, al no ai nostri compiti, e qualche volta questo ci richiede di ritirarci dal mondo esterno. Interessante. E allora, per favore, ditemi perché siamo qui. Riguardo la forza distruttiva che abbiamo incontrato, e il sigillo della runa dell'acqua che ha menzionato quel tipo, e tutto ciò riguardo il Flame Champion. Yun? Chris, io sono una bambina di Alma Kinan, con un regalo, diciamo, con un dono inusuale, che delle volte mi permette di vedere nel futuro. Sei come una sorta di veggente? Puoi pensarla anche in quel modo, se ti aiuta. C'è una visione che praticamente mi perseguita fin da quando sono bambina, ed è la distruzione delle vere rune, e la resurrezione del Flame Champion. La distruzione delle vere rune? Sì. Il potere di tutte le 27 vere rune che praticamente sostengono il mondo. Ci sono delle persone che cercano di distruggerle. L'uomo in nero, che abbiamo appena incontrato, è probabilmente uno di essi. Che succede se una vera runa viene distrutta? Perché sono così fondamentali? Tanto tempo fa c'era un eroe nelle Grassland, il Flame Champion, Joe. Noi, la gente di Alma Kinan, abbiamo combattuto sotto la sua guida contro l'Impero di Armonia. Durante la Seconda Guerra Maggiore, il Flame Champion Joe e tutti i suoi, diciamo, follower, cioè tutti i suoi compagni, ovvero i Firebringer, sono stati circondati dalle forze di Armonia. Ah, ecco, ora ce lo fanno vedere, mi sa. Ecco. Dov'è il Flame Champion? Dov'è Joe? Dannazione, se continua così siamo finiti. Che cos'è quello? Non ce lo fanno vedere sto Flame Champion. I Firebringer, le truppe di Armonia e le forze di Grassland sono state tutte quante praticamente disintegrate da un tornado di fuoco e sono morti. Si dice che il fuoco abbia bruciato per 10 giorni. Solo un sopravvissuto è rimasto, ovvero il Flame Champion. E non ha più parlato di quella cosa. Ma la forza dietro a tutto ciò era il potere di una vera runa. Sicuramente deve avere il bisogna avere il controllo. Sicuramente è stata una runa fuori controllo. Joe ovviamente si sentì responsabile di quel orribile incidente che ha ucciso così tante vite, sia degli alleati che dei nemici. Il potere della vera runa fuori controllo? Quindi, e se la vera runa viene distrutta? Cioè, se la runa viene distrutta, tutti quanti potrebbero morire. Dalle Grassland a Zexen, il Sacro Impero di Armonia, l'Alleanza, tutti i paesi del sud e anche i paesi del nord. Non ha senso. Perché dici questo? Stavo semplicemente riflettendo. Qual è il... diciamo, perché bisognerebbe fare questo? Non c'è nulla di guadagnare, cioè non c'è nulla da guadagnare. Se mi suona come una fantasia per me. Quindi non mi credi? I cavalieri di Zexen non combattono con la fantasia, non combattono, diciamo, per la fantasia, cioè non combattono così per finta. Noi siamo vincolati da delle ragioni di lealtà. Sì, siamo legati comunque da delle ragioni di lealtà. Mi dispiace, potete lasciarmi sola per un po', ho bisogno di riflettere. Ma dovremmo sapere anche la storia riguardante suo padre, però.
Ehi, ti sei calmata? Credo che non abbiano finito ancora di parlare. Sei interessata oppure ne hai abbastanza di queste superstizioni da barbari? Sai qualcosa? Non mi piaci. Non posso aiutarti. Mi serve più tempo. Sicuramente bisogna andare qua. No, non posso uscire dal villaggio, ok? Pensavo che magari uscendo. Oddio. Forse devo andare lì, vediamo se succede qualcosa adesso. Infatti, vedi? Immaginavo succedesse qualcosa. Forse anche lei ora viene attirata dal Flame Champion qui, perché lei si vede insieme a Yugo nella zona dove c'era il Flame Champion, che non ce l'hanno fatto vedere. Io lo voglio vedere quanto è figo, se è figo o no. Che cos'è? Mi stai cercando? Mi stavi cercando? Tu, sì. Così come qualcos'altro. Un posto tranquillo. Perché? Per parlarti da sola. Devo essere fortunato o entrambi. Quindi di che cosa vuoi parlare? Sedurti? No, sto scherzando. La mia signora mi troverebbe in un colpo d'occhio. Non posso rischiare oggi o qualche altro giorno. Oh, questo non lo posso sapere. Non cominciare, Nash. Non mi sento a mio agio con tutto ciò. Oh, e allora perché mi hai suggerito di venire qui in primo luogo? Sembra che tu sapessi che cosa stava per succedere. Ho avuto qualche presentimento, sì. Sono stato mandato da. Oddio, sono stato mandato dal Bishop Sasarai? Ah, ecco perché lui ha detto ho fatto bene la spia. Nell'episodio scorso, ovviamente. Quindi lui è stato mandato da Sasarai del Sacro Impero d'Armonia per infiltrarmi nelle Grassland. Il Sacro Impero di Armonia. Non dirmi che tu sei una spia di Armonia? Ho paura di sì. È una delle ragioni per la nostra invasione corrente. È quella di eliminare i restanti membri dei Firebringer. Ma loro pensano che ci sia qualcun altro che li sta praticamente spingendo al bordo per farli parlare. Ed è il mio lavoro cercare queste persone. Una missione segreta diretta proprio dal, diciamo, dal, 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 il bishop sarebbe tipo il pastore, quindi dal pastore, e non ho potuto rifiutare. E tu pensi che possa essere la forza distruttiva che hanno appena menzionato? Non voglio crederlo, ma sembra che la descrizione corrisponda, no? Dice, da quella piccola scintilla di fiamma indebolita, sia Zexen che le Grassland si sono praticamente riunite con una battaglia in piena regola. E allo stesso tempo il Sacro Impero di Armonia ha invaso queste terre. Mi sembra così surreale. Deve essere semplicemente una complicazione del conflitto tra noi e le Grassland. Sono semplicemente venuta nelle Grassland per scoprire tutto ciò che riguarda mio padre. Non ho nessun'altra intenzione, cioè non ho nessun altro scopo né intenzione di altro. Ti dirò tutto quello che so di tuo padre. Vuoi ascoltarmi? Certo che lo farò. Chris, tuo padre è ancora vivo. Come fai a saperlo? Ha vissuto There lived a hero. È vissuto un eroe come dei Firebringer. Oddio, è suo padre. No. Oddio,
Oddio, ma questa è la storia di Geddo, è come era cominciato il primo capitolo di Geddo. Quindi era lui il Firebringer. Addio, miei amici. Perdonatemi se non sono in grado di restare con voi. Sono sicuro che le nostre strade si incontreranno di nuovo. Quindi erano Geddo, cioè Joe e il padre di Chris, quei tre che si sono visti. Ci siamo sempre fidati delle tue decisioni e lo faremo ancora. Oh porca troia, non ci ho minimamente pensato. Il Flame Champion aveva due comandanti fidati ed uno di questo e tuo padre era uno di questi. Aspetta un attimo, il Flame Champion ha vissuto più di 50 anni fa. Se il padre di Chris era un suo amico vicino, dovrebbe essere... No, non può essere vero. Che cosa? Così come il Flame Champion, che è stato praticamente mantenuto in vita dalla vera runa del fuoco, tuo padre è stato mantenuto in vita dalla vera runa dell'acqua. Capisci? Le 27 vere rune che esistono in questo mondo sono diciamo, toste, sono toste da ripartire in una forza centrale che muove tutto il mondo. I possessori della runa, hanno praticamente hanno garantito un grande potere e l'immortalità. Il sigillo che si nasconde dietro il potere di questa runa è tutto ciò che noi sappiamo qui in Alma Kinan. Ma come ha fatto ad avere la runa della... Cioè, come ha fatto a mantenere segreto il potere della vera runa dell'acqua? Cioè, avrebbe dovuto in un qualche modo... Avrebbe dovuto seppellirla praticamente dentro il suo corpo. Molto probabilmente. Ecco perché quell'uomo mi ha detto di seguire il Flame Champion. Ti ho detto tutto quello che so, Chris. Ti ringrazio. Yun, tu sei... Perdonami, Chris. No, lascia perdere. In questo caso, vi lascio. Vi lascio. In questo caso, vi lascio adesso. Quindi posso tornare indietro adesso. Quindi suo padre era uno dei generali di... Quindi Geddo possiede una delle vere rune a sto punto, pure lui? Sarà rottissimo come personaggio. Quindi ho fatto bene a tenerlo alla fine. Hanno detto che hanno finito praticamente l'accomodamento per ora. Tutti quanti vogliono continuare a parlare, ma Yun per ora dice, ha terminato tutto. Sembrano preoccupati per qualcos'altro. Che dovremmo fare? Dovremmo ritirarci per la notte? Sì, penso che debba riposare un po'. Vedi, maestro Fred, tutti quanti sono esausti. Tu sei l'unico che pretende di non esserlo. Non sono stanco affatto. I miei occhi sono solo un po' stanchi. Master Fred, ti lasciamo qui, ti lasciamo indietro. No, non ho bisogno di girare tondo perché reclutamenti al momento non ne devo fare, non devo fare nient'altro, quindi per il momento va bene così. Diciamo che per reclutare, per fare, dovrei avere un po' più di libertà. Qui sono veramente molto incastrato con la trama. Ci vogliono quei periodi morti dove appunto posso spostarmi liberamente, dove posso girovagare, dove posso fare, quindi... Che cos'era quello? Ho sentito qualcosa. Oh oh. Come mai sono tutte fuori così? Che sta succedendo qui? Preparati per il rituale. Rituale? Per cosa? Il rituale diciamo, di mandare l'anima, della spedizione dell'anima. Spedizione dell'anima? Noi offriamo un'anima agli spiriti per
per ricevere la loro benedizione per le Grassland. Sulle Grassland. Questo è il secondo e ultimo compito che devo... Ah! Quindi devono sacrificare lei? Non starete parlando di Yun, vero? Sì, certo. Lei è una bambina speciale. Lei ha vissuto fino a per oggi, cioè ha vissuto per tutto il tempo fino a oggi. C'è una forza distruttiva che sta mirando a distruggere le vere rune. E la gente che intende ottenere e che intende ottenere un vantaggio sulle Grassland è praticamente Madonna, utilizzano queste parole, porca troia, che mi vengono difficili anche da tradurre in modo corretto, in maniera consona. Abbiamo bisogno della benedizione degli spiriti per bloccarli. Stanotte Yun offrirà la sua anima agli spiriti. Ma stai scherzando? Come potete sacrificarla? Come se non fosse nulla? Non avete fatto sacrifici anche voi per Zexen? No! Cioè, sì, intendo perdere la vita di qualcuno in battaglia. È ben diverso che uccidere qualcuno per una sorta di roba spirituale. Come ti permetti di giudicare qualcosa che non capisci con così tanto disprezzo? È perché voi ci avete portato qui per assistere a queste atrocità? Lascia perdere, Chris. È una zampa di coniglio per la fortuna che state perdendo. Dannazione, queste cose superstiziose sono spazzatura. Chris. Per favore, puoi venire con me, Chris? Yun, ricorda, il rituale comincia presto. Lo so. Voglio soltanto un momento per parlare con Chris prima del rituale. Non ci metterò tanto. Pensaci. Lei non viene da Almachinan. Certo. Chris, per favore, vieni da questa parte. Questa dice è così una serata molto tranquilla. Un setup perfetto per il rituale, una condizione perfetta per il rituale. Yun, ma tu sai quello sai in che cosa ti stai ficcando? In che cosa ti stai cacciando? Certo che lo so. Dopo il rituale del trasferimento dell'anima, io morirò. Yun, questo è il mio compito. Tante persone muoiono senza finire ciò che avevano come loro compito, cioè molti muoiono così inutilmente. Io mi considero fortunata, non ho nessun rimpianto. Qui ad Almachinan una ragazza la cui anima viene offerta diventa uno spirito. La mia anima vivrà per sempre. Ma... Oh, quanto sei compassionevole. Apprezzo la tua preoccupazione più di quanto tu pensi. Dopotutto, mi conosci da poco, non mi conosci affatto. Quindi adesso posso chiederti, perché mi hai portato qui? Era uno dei tuoi compiti? Ho avuto una visione degli eventi di oggi fin da quando ero piccola.
Magari è soltanto una mia sensazione. No. Probabilmente è per questo che io mi sento, diciamo, come una. Cioè, ti sento come se tu fossi una mia vecchia amica. Ho sempre voluto conoscerti. Certo, c'è questa forza distruttiva da considerare, ma non è soltanto questo. E che cosa vuoi che io faccia? Tu non hai delle aspettative verso l'altra gente? Verso altre persone? Ho messo tutto il mio impegno come cavaliere di Zexen nel combattimento. La mia unica intenzione è quella di difendere i miei commilitoni, i miei soldati. Il cavaliere di Zexen è la mia patria. Ma ho trovato me stesso attirata, diciamo, da questa sorta, da questo eroe. Tormentata da un'insollecitudine e attenzione che mi ha causato delle gelosie. Sono nata con tutte queste qualità? Perché la gente mi ama come se fossi un eroe? È per caso questo il mio destino? Tutto ciò mi ha sempre preoccupato. Magari è per questo che mi sono distanziata dai cavalieri. Forse voglio semplicemente scappare dal ruolo di eroe, ma ancora. Non hai bisogno di qualifiche per fare la differenza. Le aspettative portano felicità, non pena. Fai quello che senti che sia giusto. Fidati della tua intuizione. Così come ho fatto i miei compiti, tu hai i tuoi. Vorresti essere più arrabbiata. Cioè, non saresti più arrabbiata se non avessi nessuno scopo nella vita? Ma io. È quasi giunto il tempo. Dopo che l'ultima fase del rituale sarà completa, il sigillo della runa dell'acqua verrà rilasciato. Il suo potere verrà riutilizzato di nuovo. Il potere di una delle vere rune è stato soppresso dal sigillo che rilasceremo a breve. E sarà lì che il Flame Champion verrà identificato. Farà uso del suo potere. Fare uso del suo potere potrebbe essere l'unico modo per salvare le Grassland. Lascerò fare il resto a te, Chris. Yun. È stato bello conoscerti, Chris. Sei una persona seria, ma anche gentile. Gentile. Yun, è giunto il momento. E così sia. Chris, Nash, Fred, Enrico, addio a tutti voi. E a te, sorella mia, Yuiri e Yumi, e a voi, mie sorelle, Yuiri e Yumi. È il mio tempo di andare. Yun. Questa non è Zexen o il Sacro Regno o il Sacro Impero di Armonia. Le Grassland, diciamo, vabbè, i grasslandesi, come dovrei effettivamente diciamo, tradurli, hanno le loro usanze. Guarda come si sono maledetti per tagliare gli alberi e bruciare l'erba per rendere questa via, cioè per prendere la strada della pietra. Morire trafitti da una spada è nobile, ma. Offrire la propria vita liberamente? Non per noi, direi. Minchia, c'è Uber, attenzione. Mandora tutta puttane. Minchia. Eccoli, chi sono? Sasarai. Ah no, guardali. Concordo con la ragazza. Vi avviso di fermare il rituale.
Rilascerò il sigillo della vera runa dell'acqua. Tu ti ho visto non troppo tempo fa. Ti ho detto, te l'avevo detto che sapevo dove si trovava il villaggio. Maledetti intrusi. Tu non sei degno di calpestare questo suolo sacro. Lascialo immediatamente. Perché adesso? Ah! Ma non credo di poter cambiare altra gente. Cioè, nel senso... Allora, loro due li devo mettere insieme. Ok, dobbiamo andare così. In guardia. Porca troia, boss fight. Madonna mia. Si vola. Allora... Oddio, ma sono tutti e tre. Beh, sicuramente attaccheremo prima lei. Lei ha l'acqua, runa dell'acqua. Minchia, fa il danno AOE. Vediamo se ora impedisce di castare. Madonna, quanto gli ha tolto. Io ho paura che sia una battaglia scriptata. Cos'è vento? Sì, vabbè, ma ci hanno disintegrato. Spero che sia scriptata. Ok, immaginavo. Peccato che non abbiate tenuta la bocca chiusa. Ehi, fermo lì. Non ti farò avvicinare a Yun. Sarebbe comunque morta dopo il rituale. Che differenza fa? Stai zitto. Oh, fratello. Oh, oh. Il rituale è concluso. Non avremmo dovuto perdere tutto questo tempo. Il sigillo è stato rilasciato. La vera runa dell'acqua è andata. Con il sigillo dell'acqua, immagino. Va bene. C'è un altro sigillo rimasto. Possiamo ancora farcela se lo riusciamo a raggiungere. Ah, pensavo stessi comandando lei. Ho detto, ma che cazzo... Se ne sono andati? Sono loro la forza distruttrice di cui ci ha avvertito Yun? Che tra l'altro sono OP. Allora, madonna, a sto punto veramente Yuber potrebbe essere il boss finale a sto punto. Cioè, loro potrebbero essere praticamente i boss finali. Visto che sono quelli che si oppongono alla nostra storia principalmente. Certo, non so ancora Geddo che cosa deve fare, cioè come è combinato, però... Molto probabilmente sono loro i nostri nemici finali. Buongiorno, Milady. Dopo tutto quello che è successo ieri, spero che abbiate comunque dormito bene. Ah, c'è soltanto Rico nel party. Che penso che dovremmo andare verso l'uscita della città. No. Ah, e allora dobbiamo ritornare a casa. È probabile che siano tutti qua.
Dice, prego, sentitevi liberi, ok, di utilizzare le strutture... No, e ok, allora dobbiamo andare in albergo. Penso. Vabbè, loro si recluteranno probabilmente ora, dopo questi eventi verranno reclutate per trama. No. Allora forse sono di nuovo dove c'era il rituale. Può essere che sono lì. Ma perché altri posti non ce n'è? Cioè, non è che possono essere da altre parti. Non... Cioè, se non sono lì, non sono lì, non sono là, sicuramente saranno qui. Saranno tutti riuniti qua. Che poi per fare cosa? Cioè... infatti, vedi, è l'Anash. Buongiorno, Chris. Ti sei svegliato con il sole, Nash? Perché così presto? Che succede a svegliare? Che c'è di male nel svegliarsi all'alba? Soltanto i vecchi hanno bisogno di riposare per tutto il tempo prima di alzarsi. Sinceramente non ho più bisogno del tuo sarcasmo questa mattina. Vengo sempre bacchettato da voi donne per qualsiasi cosa io faccia. Ma non stavo girovagando, cioè non stavo perdendo tempo in giro, sai? Penso che tu mi abbia preso abbastanza in giro col tuo, diciamo, col tuo business, col tuo affare. Sei ancora convinto di trovare, cioè vuoi ancora trovare il Flame Champion? Oh my, cioè, tipo, oh mio Dio, che grandi orecchie che hai. Immagino che dovrei andare da qualcuno e porre fine a tutto ciò. Yun pensava che avrei potuto farlo. Lo farai a causa di qualcun altro? No, lo farai a discapito di quello che pensa, di quello che pensano gli altri, vero? E più di questo, il mio cuore mi sta guidando adesso. I miei nemici saranno coloro che privi di senso, diciamo, perpetreranno le guerre soltanto per loro stessi. Chiunque, tutti quelli che massacrano gli innocenti, le vite degli innocenti, mi risponderanno a me. Come capitano dei Cavalieri di Zexen, anzi no, dovrei seguire il mio cuore. Il cuore di Chris Lightfellow, non quella sorta di eroe d'argento, che vabbè, quella figura di eroe d'argento. Ma tu sei un eroe, o almeno... ciò che hai fatto, cioè hai fatto le stesse cose di un eroe. Quello non mi interessa. Tutto quello che conta è quello che deve essere fatto, è quello che bisogna essere, è quello che bisogna fare, praticamente. Ok, quindi lei si è praticamente scrollata di dosso il ruolo di capitano dei Cavalieri di Zexen ed è diventata semplicemente Chris Lightfellow. E vuole essere OP. Vabbè, se non le recluto ora, le recluterò sicuramente dopo. Vedo che siete tutte qui. Ecco una mappa per trovare il nascondiglio del Flame Champion. Non ho conoscenza di quello che ti aspetterà, di quello che ti aspetterà, di quello che ti aspetterà lì. Yun non poteva, diciamo, non poteva neanche, cioè non poteva leggerla, quello che è. Possiamo solamente andare. Ti ringrazio tanto, Chris. Non volevo essere irrispettosa nei confronti dei vostri rituali prima. Accetterai dunque la benedizione per il tuo viaggio?
Lo accetterò. Sono sicura che tutto quello di cui abbiamo bisogno, di tutta la fortuna di cui abbiamo bisogno, ci permetterà di ci permetterà di scoprire la strada prima di noi. Bene, allora. Il nostro più grande apprezzamento sarà devoluto con questa preghiera. Ecco, vedi, quindi ora noi abbiamo la mappa per raggiungere. Fred si è unito. Abbiamo la mappa per andare al nascondiglio. Esatto. Ed è qui dove adesso io. Dove adesso finalmente posso incontrare il Flame Champion. Ma questo, ovviamente, lo faremo la prossima volta. Quindi, grazie ancora per essere stati con me e ci becchiamo alla prossima.